L'insegnamento di Babaji, Jap e Karma Yoga, capitolo 11, da La via del cuore, un libro su Babaji e Rakan Baba di Radhesham. Sri Babaji diede il suo primo insegnamento pubblico sulla cima del Kailash, la montagna che sorge di fronte al tempio costruito dal vecchio Rakan Baba. Nel novembre del 1970, Babaji chiamò a raduno sul Kailash le genti dei villaggi della valle, nonché gli abitanti di Haldwani e Nainital, e centinaia di persone risposero all'appello compiendo la difficile ascensione. Il messaggio che ricevettero fu di ripetere costantemente il mantra Om Namah Shivaya, che si può tradurre con mi inchino a Shiva oppure mi arrendo a, prendo rifugio in Shiva, la divinità interiore. È un'affermazione di resa a Dio, un voto di porre sempre Dio al primo posto nella propria vita, l'impegno a percorrere il sentiero che conduce alla realizzazione del divino. Questo mantra è molto antico ed è così intimamente connesso a Shiva da venire considerato uno dei suoi nomi. Sri Babaji lo usava come firma. Il mantra può essere cantato su diverse melodie, nella forma di kirtan, oppure ripetuto silenziosamente o a voce alta, facendo scorrere tra le dita i grani di una mala, alla maniera del rosario dei cattolici e dei musulmani. Ma forse la pratica più efficace consiste nel farselo danzare nella mente ogni volta che si intraprendono delle attività di routine, come ad esempio guidare la macchina, fare le pulizie di casa, strappare le erbacce nel giardino o spaccare la legna. A causa del suo uso come uno dei nomi di Shiva, rientra nella categoria del Nama Jap o Nama Jap, che significa ripetizione del nome. Lo scopo del Nama Jap consiste nel tenere la mente concentrata sul divino. Grazie alla frequente ripetizione del mantra, la mente si focalizza sempre di più sul divino, evitando l'insorgere dell'inutile chiacchierio interiore nel quale siamo costantemente impegnati. Che importanza ha la battuta con la quale avremmo potuto replicare alla frecciata ricevuta durante il party dell'altra sera, oppure quanto a lungo ricordiamo i nostri sogni mentre andiamo al lavoro? La verità è che per la stragrande maggioranza del tempo noi passiamo le nostre giornate indulgendo in pensieri privi di qualsiasi valore, se non addirittura negativi. Nella Bhagavad Gita il Signore Krishna dice ad Arjuna: tu devi ricordarmi costantemente e compiere il tuo dovere. Se la tua mente e il tuo cuore sono sempre rivolti verso di me, allora tu verrai a me. Non dubitare mai di questo. Il profeta Isaia, invece, parla del potere della concentrazione sul divino in questi termini: tu terrai nella pace perfetta l'uomo la cui mente riposa in te, perché egli in te ha riposto la sua fiducia. Babaji insegnava la pratica del Jap a tutti coloro che arrivavano in sua presenza. Quando Gauradevi venne a vivere nell'ashram, chiese a Babaji di dargli una pratica spirituale e lui le disse di ripetere costantemente Om Namah Shivaya, di consumare un solo pasto al giorno e di non bere tè, assegnandole dei lavori manuali, spazzare l'ashram, lavare le pentole della cucina, che le permettevano di concentrarsi sul mantra durante tutto l'arco della giornata. Gora dice che durante i primi 4 anni della sua permanenza a Rakan usò il mantra dalle 12 alle 20 ore al giorno. Poi Babaji le assegnò un altro tipo di sadhana.
pratica spirituale. Quello del Nama Jap era un soggetto ricorrente nelle conversazioni private e nei discorsi pubblici di Sri Babaji, uno dei punti cardine del suo insegnamento. Ripetendo il mantra, il devoto può compiere uno sforzo decisivo per voltare pagina e iniziare un drastico cambiamento del proprio stile di vita. In condizioni normali, le nostre menti tendono a sparpagliarsi un po' dappertutto. Qualsiasi cosa vediamo, ogni pensiero che formuliamo, cattura la nostra attenzione mentale per un certo periodo di tempo. In realtà, non sarebbe sbagliato dire che, invece di essere padrone della sua mente, l'uomo ne è prigioniero. Il Nama Jap è uno strumento per mezzo del quale ognuno di noi può iniziare a domare ed eventualmente a controllare l'incessante dialogo interiore. Praticare il Nama Jap è un importante passo in avanti sul cammino della disciplina mentale. Sembra facile, ma per la maggior parte della gente non lo è affatto. In presenza di Babaji era relativamente semplice stare seduti per un'ora cercando di cantare o ripetendo silenziosamente il mantra. Ma se lui non c'era, la mia mente partiva per la tangente e si metteva a pensare al lavoro, alla famiglia o a qualsiasi altra cosa prima che il quinto grano del mala fosse passato tra le mie dita. Babaji, che nel XIX secolo aveva insegnato a molte persone il Kriya Yoga, ponendo un forte accento sulla meditazione, diceva che al giorno d'oggi nessuno è in grado di meditare con l'intensità dei saggi del passato e quindi, nella sua manifestazione più recente, ha consigliato una tecnica di concentrazione più semplice, la ripetizione di uno dei nomi di Dio. Ma all'inizio anche la Nama Jap è difficile per le nostre irrequieti menti occidentali. Dopo aver raggiunto, grazie alla pratica del Nama Jap, il controllo della mente, allo yogi si schiudono realizzazioni ancora più significative. Nelle preghiere che vengono cantate all'alba e al tramonto di fronte al tempio è contenuta un'affermazione in linea con la tradizione del Sanata Dharma che suona così: bevendo il nettare del nome di Dio si conquista la santa eterna dimora di Dio. Se una persona ripete costantemente un mantra, dopo la morte si ritiene che la sua anima raggiunga la dimora di Dio. Ma il Nama Jap può dare anche risultati più immediati e più facilmente registrabili. La persona che si concentra su una determinata forma di Dio assume gradualmente gli attributi ad essa inerenti. In India, ad esempio, se uno aspira a diventare forte fisicamente e molto devoto del Signore, si concentrerà sull'aspetto di Hanuman, che viene venerato in virtù della sua straordinaria potenza muscolare e della sua profondissima devozione per il Signore Rama e la sua consorte Sita. Chi invece desidera la ricchezza si concentrerà sulla forma di Lakshmi, la dea della ricchezza, della bellezza e dell'armonia. Ripetendo il mantra Om Namah Shivaya e visualizzando la forma di Sri Babaji, si avvia un lento processo di identificazione che porterà il praticante ad assumere alcune delle sue qualità e a progredire con maggior rapidità sul sentiero della realizzazione del sé superiore. È un fenomeno che avviene anche nella vita di tutti i giorni, in special modo tra gli adolescenti, che sovente parlano, si vestono e si atteggiano come i loro idoli. Noi uomini abbiamo la tendenza ad assomigliare a coloro che ammiriamo e questo dovrebbe esserci di incoraggiamento per il futuro, forse, prima di lasciare il corpo. Le nostre anime riusciranno ad avvicinarsi a uno stato di coscienza simile a quello nel quale Sri Babaji
trascorreva ogni secondo della sua esistenza. Il Namajap, quindi, oltre a far uscire la mente dal circolo vizioso dei pensieri, aiuta a indirizzarla verso il divino. Iniziare a ripetere quotidianamente un nome di Dio, quello con il quale ci si sente maggiormente in sintonia, costituisce un grande passo in avanti, un evento che consente di cambiare radicalmente la propria percezione della vita. Babaji sollecitava tutti a praticare costantemente il Namajap come affermazioni come queste. Il nome del Signore è come nettare divino, ripetetelo di continuo. In questa epoca oscura, Kali Yuga, l'uomo nasce con la mente già debole e instabile. Per questo motivo nessuno è più in grado di praticare la vera meditazione, ma tutti possono cantare o ripetere il nome del Signore che la loro religione insegna. Cantate sempre il nome del Signore. Cantando il mantra, diffonderete le sue vibrazioni nell'ambiente che vi circonda e allora mediterete per voi stessi e per gli altri. Babaji stesso trascorreva molto tempo ripetendo un mantra o assorto in profonda meditazione. Per diversi anni visse in una capanna aperta e tutti quelli che si svegliavano durante la notte lo vedevano sempre seduto in posa meditativa. Srila Devi passava ogni anno molti mesi nell'ashram di Erakan, servendo Babaji, oppure sedendo in sua presenza, e ha confermato che nelle sue conversazioni con i devoti Baba attribuiva una grande importanza al Namajap. Una volta le disse che era una pratica molto potente, l'unica in grado di portare una persona attraverso l'oceano della vita. Quando la ripetizione del mantra diventa un fatto automatico, è segno che le cose vanno bene. Se uno si addormenta e si sveglia con la mente concentrata sul mantra, ha raggiunto uno stato spirituale molto elevato. In più, dio un'occasione, Sri Babaji ha affermato che l'uso costante del mantra porta all'unione con la forma di Dio che viene invocata. Sebbene sia possibile raggiungere uno stato nel quale la ripetizione del mantra avviene a livello subconscio, all'inizio della pratica è importante essere consapevoli anche del suono delle parole e del loro significato. A Erakan, molti devoti avevano l'abitudine di sedere in presenza di Babaji ripetendo silenziosamente un mantra o più spesso cantando tutti assieme Om Namah Shivai. Il dottor Tiwari è stato testimone di un episodio che può aiutarci a comprendere i meccanismi mentali che vengono toccati dalla ripetizione del mantra. Nel corso di una delle visite di Sri Babaji all'ashram di Vrindavan, un folto gruppo di devoti si radunò davanti al suo trono e iniziò a cantare Om Namah Shivai. Dopo una decina di minuti, senza alcun preavviso, Babaji fece cessare il kirtan e ordinò a tutti di andare a bere il tè. Il dottor Tiwari, conscio del fatto che a Erakan l'uso del tè era proibito, non capiva il senso di quel che era successo e, vedendo la sua espressione perplessa, Baba gli disse: «Come vuoi che possano concentrarsi sul mantra quando muoiono dalla voglia di andare a bersi il loro primo tè della giornata?» Nel 1980 Babaji chiese a Vishnu
Dutt Shastri di aggiungere un capitolo al suo libro sacro. Io, Shri Sadashu Charitamrit, allo scopo di raccontare gli eventi e gli insegnamenti che avevano caratterizzato la sua più recente manifestazione. Quelli che seguono sono dei versi ricavati da una traduzione approssimativa di tale capitolo, per la precisione il nono, nei quali Shastri fa dire a Babaji queste parole. Quando il nome del Signore con il suo supremo potere entra nel cuore di un uomo, comincia a pervaderlo di gioia. Ricordando il suo nome, il devoto invita il Signore a prendere residenza nel suo cuore e raccoglie immediatamente i frutti di tutti i suoi sforzi. L'unico modo per avere successo nel controllo della mente consiste nell'adorazione di Dio e nella ripetizione costante del suo nome. Nel nome di Dio è racchiuso un potere insondabile. Tenendolo sempre nella mente, il viandante è in grado di superare qualsiasi ostacolo che si presenta lungo il sentiero. Il piccolo sé dell'uomo inizia allora a fondersi con il sé divino, e il Signore, nella sua infinita misericordia, lo libera dalla paura. Il ricordo costante del Signore trasforma il sé individuale nel sé supremo. Attraverso il ricordo costante di Dio, il sé diventa uno con Lui. In uno dei discorsi tenuti nel novembre del 1983, Shri Babaji dice: «È della massima importanza che la ripetizione del nome di Dio cresca giorno dopo giorno. In questo modo le vostre menti e i vostri cuori verranno purificati. Solo allora potrete trovare Dio in voi». La mente può essere purificata soltanto attraverso la Jap. Questa è l'unica medicina per i mali della mente. Se la vostra mente e il vostro cuore sono impuri, come fa Dio a prendere residenza nei vostri cuori? L'acqua che lava il cuore è il nome di Dio. Insegnate a tutti a ripetere il nome di Dio dovunque. Una volta, parlando con Gora Devi, Shri Babaji affermò: «La ripetizione del nome è il più potente metodo di purificazione della mente. Serve a liberare la mente da tutti i pensieri inutili. Perché in ultima analisi la meditazione è un processo di purificazione e la ripetizione del mantra è il primo gradino di qualsiasi pratica di meditazione. La ripetizione dei nomi di Dio era parte essenziale degli insegnamenti di Shri Babaji, eppure è capitato pochissime volte che a qualcuno venisse consigliato di cessare ogni altra attività per concentrarsi totalmente sulla Jap e sulla meditazione da seduti. A questo proposito una volta disse: «Non voglio gente pigra, il Jap non deve prendere il posto del karma, azione. Ripetizione del nome e lavoro vanno svolti insieme. Dovete essere attivi nel lavoro per Dio, come il re Janaka che governò il regno tenendo sempre il mantra nella mente.